31 luglio c'è stato il Consiglio Comunale per gli equilibri di bilancio e mi fa piacere perché quest'anno siamo in perfetto equilibrio, quindi non c'è da fare dei tagli per arrivare poi a un ulteriore controllo del bilancio che viene fatto a novembre e quindi subito dopo il bilancio di previsione. Le condizioni del bilancio sono migliorate perché siamo riusciti a vincere una battaglia molto difficile, che è quella di essere riusciti ad avere dal governo 500.000 euro che aveva preso negli anni passati che non gli spettavano. Una battaglia lunga che però ci ha visto vincitori, questo ci fa piacere, e riusciamo anche a fare alcune cose per il territorio di Berceto, anche se è sempre difficile visto che la stagione non ci ha aiutato. Nello stesso Consiglio è stata presa una decisione importante, che è quella della bretellina minimale per il capoluogo di Berceto, per evitare che, se fosse realizzata, cosa che non è semplice, evitare che i mezzi pesanti passino vicino al Duomo. Abbiamo anche parlato dello studio della Regione Toscana che vede Berceto inserito per fare la richiesta all'UNESCO sia per il Duomo che parte del centro storico, e questo è un fatto molto importante. Il Consiglio Comunale poi ha delegato il Sindaco su tre argomenti che sono fondamentali per la comunità, anche se il Comune ha poca voce in capitolo, però è giusto interessarsi e impegnarsi, quindi il Sindaco su mandato del Consiglio cercherà di fare tutto il possibile per quello che riguarda il distributore di carburante del capoluogo, per quello che riguarda il campeggio che è sequestrato e per quello che riguarda la copertura medica. Riferito alla copertura medica, ricordo che il 24 agosto ci sarà l'assessore alla sanità Sergio Venturi, e questo ci fa molto piacere perché forse ci sono le possibilità di risolvere almeno in parte questo grave problema che affligge soprattutto i pazienti anziani.